Andiamo. Lasciami, voglio fare a pezzi cammina, quella strega. Cammina. Non può passare la sempre liscia, non è giusto. Ragazze, scusate, alta. Ma io adesso devo proprio andare al bar, li ho piantati in asso. Saranno arrabbiatissimi, torno subito. Cosa ha detto? Non ho capito niente. Chi torna subito, mamma? Senti, tesoro, non puoi andare in televisione con un ragazzo che lavora come garzone in un bar. Chissà di che parlano, voglio sapere che dicono, lo voglio sapere. Non lo so, mamma. Voglio sapere che dicono. Ma sei tu il picchiatore. Ma quale picchiatore? Il picchiatore. Non ti azzardare, ma vattene, sai. Se ma, non vuoi ma, che ti prendi sì. immediatamente a pugni, razza di insolente che non sei altro. Guarda, è meglio se giri al largo. Vattene, stupido. Amena, vai. E tu sei l'eroina, la protagonista del programma. E io sono la madre, molto piacere, mi avrai vista, vero? Mi scrivi per pancio, per favore. Per pancio. È maleducato questo ragazzo. Sofia, ti hanno chiamata dal programma Realtà Reale. Grazie. Vogliono che vada a discutere sulla delinquenza. Dibattere, magari. Scusa, ma quel programma non è quello di... Quello di Amilcar Lopez Quirossi. Ma è importantissimo, molto più di quella schifezza dove siamo stati oggi. Quanto la pagheranno? Ah, non ho chiesto, mi sono dimenticato. Ah, non hai chiesto. Da questo momento lascia in pace mia figlia. Da oggi tratto io per lei tutti gli affari, è chiaro? Sì. Scusate. Che stupido. Pronto? Pronto. Sì, Sofia è qua. Da che programma chiama? Da qua, dallo a me. Pronto? Sì, sono Mala La Torre Soviedo, vedova di Saint-Jean, madre di questa splendida creatura e sua manager, ovviamente. Bene, quali sono gli accordi, signore? Vuoi sapere la verità? Sì. Eravate stupendi, spontanei, sembrava che le telecamere non ci fossero, incredibile, vero? Ti assicuro che era un caos. Ah, sì? La verità è che eravamo così nervosi che sembravamo molto naturali, come se fossimo nel soggiorno di casa. Mamma. Sì, che c'è? Una figuraccia tremenda. Ah, ma basta, basta, smetti. Ciao Titina, come stai? Quanta luce al neon, ma come fate a stare qui dentro? Titina, c'è una bella notizia. Mi hanno chiamata dal programma e mi hanno detto che con la nostra presenza gli ascolti sono saliti alle stelle, quindi ci vogliono intervistare di nuovo. Ma che vuoi bello. Venire sì o no? Sì, certo. No, neanche morta. Ah. E se vengo? Sai come ti faccio salire alle stelle? Ti prendo a calci nel sedere. Questo è proprio quello che vogliono, mia cara. Bene, ci vediamo domani allora. Addio. Non la Mamma, sopporto. Non penserà di andare, vero? No, non ci vado, sta tranquillo. Oh, ma no, Titina, è davvero un peccato. Sai che dicono che la televisione ingrassa? Tu invece al contrario sembravi più magra e anche con una bella pelle. Sul video sembra morbida e vellutata. Sai che attrice mi ricordi? No. La bellissima Kim Basinger. No. Sì. Allora non sono la grassa parrucchiera come mi descrive quella strega. E quindi ti sposi il 13 agosto. È il gran giorno. Sì, è arrivato. Non si può più tornare indietro. E questo è un bene o un male? È quello che è. Per come stanno le cose, il meglio che mi potesse succedere. Perché? Che è successo? Ho baciato Florence. Di nuovo. No, ma è un vizio, non la smettere mai di ficcarti nei guai, Federico. Cosa vuoi che faccia? Ti assicuro che è più forte di me. Mi vergogno, ma è così, è quello che sento. Ah, Greta, hai visto Federico? Essere in studio con Herr Matthias. Grazie. E così, la cosa migliore che io possa fare è sposare Delfine. Andare con lei in viaggio di nozze e dimenticare una volta per tutte Florencia. Stare bene, Herr Franco? Franco. Stai bene? Sì. Tu sai che cos'è, Greta? Hanno accidenti. Pronto? Yeah? Chi? Yeah. Zio Wolfgang. E così ora picchi la gente TV, eh? Signori, ecco voi, mani Posso di pietra. Posso picchiarti anche per strada? Oh no! Vuoi che ti picchi? Ti prego, Nato, difendimi, no, mi vuoi uccidere. No, dai, basta! Ah, Sofia, potresti farmi un caffè doppio, ma che sia buono, mi raccomando. Ma come ti viene in mente? Non puoi chiedere questo alla mia bambina ora che è una stella della TV. Chiedilo a qualcun altro, per favore. Andiamo, tesoro. Sì, ecco fatto. Si sono montate la testa. Incredibile. Siamo noi. Oh, mi avete spaventata.
Stavo per sostituire il profumo con dell'acqua puzzolente. Così quell'arpia di mia nuora non lo usa più. Geniale, no? Che cosa vi succede? Non sappiamo più cosa fare perché Greta e Antonio si mettano insieme. Sì, lui fa tanto il difficile e lei è troppo soffocante. E se li rinchiudiamo? In modo che Antonio ceda e Greta resti incinta. Non credo proprio che possa più accadere, ma rinchiuderli è una buona idea. Ci abbiamo già provato con Federico e Flora e non ha funzionato perché... Perché la strega, cioè la sua cara nipote, certo. Tanto per capirci. Insomma, sua nipote, sì, Delfina. Beh, mi scusi. Non preoccuparti, non c'è niente di cui scusarsi, Robertina, perché quando arriva l'amore non c'è niente da fare. Va bene, ma adesso basta, smettiamola con tutte queste chiacchiere e prepariamo piuttosto un bel piano per i nostri due vecchietti. Senti, ascoltami bene, piccola palla da basket. Perché non stai zitta e ti fai venire un'idea? Non possiamo pensare a tutto noi, usa un po' la testa. Ehi, guarda, piccolo manico di scopa, che sono io quella che usa il cervello più di tutti qui. Dai, ma stai sembrano zitta. Due cornacchie quando litigano. Basta, mi avete stufato. Allora non vi dico il piano che avevo in mente. No, tu non ti muovi da questi prima non ce lo dici, altrimenti ti ammazziamo. Avanti, Thomas, parla o non rispondo di me. Piano, piano, amore, ecco. Piano, piano. Benissimo, cammina così d'ora in poi. Devi fare un bel pedicure, Ne hai bisogno, ecco. Uno, due. Così sei un po' imbranata, ma imparerai. Scalino! Brava, tesoro. Testa in su, però. Ma sei matta? Come ti viene in mente di farmi fare queste figure in TV, imbecille? Non devi chiamarla mai più né scema né imbecille, siamo intesi? La tua sorellina diventerà una grande stella. Una grande stella? Ma sì, certo. Da questo momento è una ragazza stupenda, eh? Quindi niente insulti o a questo bel faccino da mappamondo potrebbero venire le rughe e si rovinerebbe la carriera. Su, andiamo. La carriera? Uno. Ma due. Per piacere, di che cosa uno, parli? Due. Di quale carriera stai parlando? Su, avanti, cammina, tesoro. Dov'è Greta, Antonio? È quello che vorrei sapere anch'io. Ogni volta che la cerco non c'è. Ah, non c'è? Vuoi che ti dia una mano? Ho finito il pomodoro. No, meglio di no, grazie. No, ti ringrazio tanto. Ma sai, non vorrei dover buttare il pranzo nella spazzatura grazie al tuo piccolo aiutino. Ok, dai, Thomas. Come vuoi, ciao Antonio, apriamoci. Ehi, cosa succede? A ricorrere maratona qui in casa? State buoni ogni tanto. Ma insomma, dove si era cacciata? Dove? Sono andata a vedere Nonna Ninja. Che cosa pensare? Che sarà andata a divertirmi? Può farmi un favore? Cosa? Controlli la salsa, io vado in giardino a prendere del prezzemolo bello fresco e torno subito. Controllare salsa, controllare Nonna Ninja, controllare i bambini. Cos'ha essere Greta? Controllore di villa? Ma cosa essere questo? È il fiore più bello che adorna il mio cuore. Antonio! Amalia! Maia! Cos'è quel vassoio? Quale vassoio? Quello che hai adesso in mano. È per la signora Malala e la signorina Sofia che oggi vogliono mangiare in camera. E perché? Perché cosa? Perché mangiano in camera. Perché? Perché hanno bisogno di riposo per domani. Qualcos'altro? No, va bene, vai. Un po' permesso. Non capisco perché ora la mamma sia venuta in mente di coccolare Sofia. Non trovi che sia strano? Ecco qua. Flor, vieni, siediti con noi, visto che Malala non c'è. Approfitta, no? O per te c'è qualche problema, Federico? Pensi che Florenzia non sia alla nostra altezza?